Ciao amici di Boccone TV, Io sono Anna Flavia io Alessandro e questo è Fatti e Sarfatti. Giovedì si è tenuto l'evento Family Firms in Mechanical Industry. L'ospite era Lorenzo Pugassi, presidente di Inox Fucine. Noi siamo nella nicchia di settore degli acciai speciali che servono prodotti per l'oil and gas. Sempre stato un settore molto profitable, io credo ancora un anno di crisi nel 2016, ma poi penso che tutto il settore si dovrebbe riprendere. Quindi si tratta a questo punto veramente di scardinare un attimo questo aspetto politico che c'è tra l'Arabia Saudita e gli altri paesi dell'OPEC per riportare un prezzo del petrolio non ai $100 a barile, ma magari ai 65-70, e già questo aiuterebbe l'industria a riprendersi. L'Italia ha una leadership indiscussa con probabilmente il 60% del mercato delle valvole prodotte nel mondo, ma anche perché c'è una bellissima combinazione di talenti nell'ambito delle competenze tecnologiche sia dell'acciaio che nella fluidodinamica, per cui credo che su quel fronte è un mercato, è un segmento che può reggere ancora la concorrenza. È un settore comunque ad alto capital intensive, e quindi non è facilissimo per un giovane imprenditore che si lancia iniziare da zero, perché è un settore appunto maturo, è un settore quindi con delle barriere d'entrata abbastanza elevate, e quindi ritengo che sia molto, molto più difficile, più complesso. E nel nostro business la qualità del prodotto è sopra ogni cosa, e operazioni fatte in Cina non hanno raggiunto i risultati diciamo sperati. Giovedì sera in Aula Magna la Bocconi Live Performance Student Association ha organizzato un bellissimo musical dal titolo True Beauty, Freedom and Love. Vediamo le interviste dietro le quinte. Ho iniziato a suonare il pianoforte da quando ero piccolo e comunque ho sempre cantato. Poi alle superiori mi sono avvicinato al teatro e alla Bocconi ho scoperto tramite una mia compagna di classe che è la protagonista il musical in Bocconi, e quindi ho fatto l'audizione. Ci siamo impegnati tantissimo, sono stati mesi di lavoro in cui stiamo dando il massimo e è un'emozione vedere cosa sta venendo fuori. Siamo gasate, siamo contente. Il vostro primo spettacolo, ne avete già fatti altri? Ma per me personalmente, vabbè, non è il primo spettacolo, ma penso tutte, siamo comunque nel mondo o della danza o del canto, della recitazione. Per futuri spettacoli, chi lo sa, vi terremo aggiornati. Cosa avete imparato di più da questo spettacolo? In questo caso la differenza di ruoli, cioè comunque il fatto che ognuno effettivamente si deve occupare di qualcosa, quindi abbiamo il corpo di ballo, gli attori, chi canta e balla. Per questa settimana è tutto, ci vediamo lunedì prossimo con Fatti e Sarfatti, il TG di Bocconi TV. Fatti e Sarfatti.